Maltempo, violento nubifragio a Crotone in Calabria, disagi e allagamenti. L'inviato Vittorio Romano. Le strade non si vedono più, dall'acqua torbida spuntano solo i tetti delle auto. Il centro di Crotone è una distesa di fango e detriti, più di 200 mm di pioggia caduti in poche ore, evacuate decine di abitazioni. I sommozzatori stanno entrando con il gommone in questi capannoni completamente allagati. Sono venuti i vigili del fuoco col gommone e mi hanno tolto dall'acqua. Chi vive al piano terra cerca rifugio più in alto, restate a casa, l'appello del sindaco, non ostacolate i soccorsi. Sono venuto io a togliere la bambina. Me ne sono messi sulle spalle e ho tolto la bambina. Due persone rimaste intrappolate sulla statale 106 vengono estratte vive dall'auto. Tanta paura, ma stanno bene. Il pronto soccorso è già pieno di pazienti in attesa di un posto letto nei reparti Covid. Medici e infermieri sono al limite. Non potrebbero reggere l'urto di decine di feriti. Avevano venuto a bussare che stava allagato. E il pericolo, c'era una bambina di quasi 3 anni. Vigili del fuoco e protezione civile rimuovono le auto travolte dall'onda. I commercianti spingono il fango con la scopa oltre la porta. A mezzanotte siamo scesi, abbiamo attaccato le pompe. Fino alle 3, alle 3 e mezza era tutto regolare. Dopo le 4 non si è capito niente, l'acqua arrivava da tutte le parti. Tutta la costa ionica è in ginocchio, da Strongoli all'isola Capo Rizzuto. Qui i vigili presidiano una voragine che si è aperta sull'asfalto. Sei centrale. E non è ancora finita, attesa pioggia anche nelle prossime ore. La protezione civile ha prorogato l'allerta rossa almeno fino a mezzanotte. L'incidente